Ma il progetto in sé porta verso un'idea che i beni culturali devono essere aperti a tutti. Non ci devono essere delle preclusioni, preclusioni né di carattere fisico né di carattere cognitivo né sensoriale. È un progetto che rende non solo inclusivo l'utilizzo delle barriere, delle realtà culturali, dei beni culturali, ma crea un presupposto, che è un presupposto di totale fruibilità di tutte quante le occasioni di incontro, relazioni del turismo fondate sui beni culturali. Secondo me è un progetto che ha un significato se, come si è detto nel dibattito, paradigmatico, se questo tipo di progetto se ne comprende l'esperienzialità, la capacità di generare dei risultati concreti e da questi si parte poi per diffonderli sul territorio circostante. Qui abbiamo una quantità di beni culturali che non sono accessibili a Napoli, ma in tutta la Campania, in tutta Italia. Noi abbiamo la necessità di centrare su questo tema un'opzione che non è solamente un'opzione che va incontro alle persone che hanno difficoltà, ma un'opzione che attiene al nostro modello di comunicazione dei beni culturali in un'ottica turistica. Beh, perché ci sarà l'unico vero momento di testimonianza artistica del Rinascimento fiorentino a Napoli, perché ci sono tante storie, perché ci sono delle storie che intrecciano tutta la cultura napoletana del 500, del 600, in cui Napoli ha degli itinerari straordinari che non andrebbero perduti, purtroppo la mancanza di sistematizzazione li rende assolutamente invisibili. Noi l'abbiamo portato avanti un progetto regionale d'intesa col Ministero, col vecchio Ministero, l'abbiamo portato avanti sulle aree balneari, quindi abbiamo portato avanti con tutte quante quelle distrettualizzazioni sociali legate ai comuni per realizzare un impatto anche comunicativo, un impatto di accessibilità che sia il più possibile consentito alle persone che vogliono accedere al mare. Questo l'abbiamo già fatto. In realtà abbiamo fatto e dobbiamo fare molto di più, proprio, ripeto, sulla trasferibilità delle persone da luoghi diversi. Da luoghi non accessibili a luoghi accessibili, in questa logica ovviamente di accessibilità in senso ampio di cui parlavo prima, per consentire alle persone di godere di questa fruibilità. Le persone che hanno delle difficoltà sono, come ho detto prima, anche delle persone che ci propongono una nuova lettura di interpretativa di quei luoghi. Per noi sono molto importanti anche in questo, e l'arte in questa ha una funzione pedagogica fondamentale, perciò siamo in luoghi come questi. L'arte può diventare un modello di sviluppo non solo economico-sociale, ma un modello di sviluppo pedagogico in relazione a tutta quanta la messaggistica e quindi la comunicazione relativa al turismo territoriale e regionale, che può essere molto arricchita da queste esperienze.